Una scena devastante. Lamiere e corpi intrappolati. Sono almeno una ventina i morti e decine i feriti della collisione tra un treno e un pullman avvenuto in Thailandia. La corriera era diretta a un tempio nella provincia di Cha Chong Sao, a 2 ore dalla capitale Bangkok, dove era prevista una cerimonia in occasione della fine della quaresima buddista. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il pullman, travolto da un treno, si è ribaltato su un lato. Il tetto è stato divelto e i soccorritori hanno riferito che è stata necessaria una gru per sollevarlo ed estrarre i corpi dei passeggeri. Incidenti simili sono frequenti in Thailandia per la pericolosità delle strade, tra le più letali del mondo. Secondo un rapporto del 2018 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il paese ha il secondo più alto tasso di mortalità per traffico nel mondo.